In questa che è l'ultima settimana dei saldi estivi abbiamo chiesto a Confesercenti e Confcommercio di tirare le somme economiche e anche di come si concilia la penuria di posti auto a causa dei tanti troppi cantieri aperti, da quello dell'area di Risulta a quelli di Corso Umberto e Piazza Sacro Cuore. Le risposte a partire da Marina Dolci, Confesercenti Pescara. Abbiamo avuto un 20% in meno, quindi i saldi non si stanno chiudendo bene e ci aspetteranno anche 2 mesi se la temperatura rimane così calda, abbastanza critica per le attività commerciali, e poi ci sono tutti i rincari, perché comunque già si parla di libri, di tutto quello che riguarda i ragazzi, e insomma sarà un autunno difficile. Nei negozi si sono visti più o meno turisti rispetto al passato? Quest'anno meno turisti, avevamo solo un volo, infatti abbiamo avuto dei clienti dal Belgio che hanno comprato volentieri, però turisti italiani, ma comunque meno turisti, e anche lì, anche a livello anche di alberghiero, di ricezione, anche lì un 20-30% in meno. È stata una città poco accogliente, e noi è da tanto che stiamo dicendo all'amministrazione precedente, che poi anche l'attuale amministrazione, di collaborare, di sentirci, di organizzare un programma annuale, non solo degli eventi, perché il commercio ha bisogno di altro. Noi vogliamo fare distretti commerciali, e il comune, facendo i distretti insieme anche a dei fondi regionali, può aiutare per fare pubblicità, per abbellimenti, per avere una città più pulita, più sicura. Vincenzina De Sanctis si sofferma sulla carenza di parcheggi e sui cantieri. Abbiamo il timore che, come il cittadino o anche gli utenti che lavorano in centro, in settembre rientreranno in città, verrà di nuovo il problema per poter parcheggiare nell'area di Risulta, perché i posti sono limitati, perché nell'area di Risulta non c'è solo l'utente che viene a fare shopping, ma ci siamo noi che lavoriamo, uffici di professionisti, la tua, banche che parcheggiano tutti, e alcuni parcheggi che sono stati anche messi in campo dall'amministrazione riguardano anche dove si trova il centro dell'impiego, e lì però è un'area poco conosciuta da chi viene da fuori, quindi bisognerebbe anche far sì che delle segnaletiche che fanno capire a chi arriva da nord o da sud che anche dietro la stazione dove c'è il centro dell'impiego si può parcheggiare, visto che stanno facendo anche lì altri posti auto per poter parcheggiare. Speriamo che l'amministrazione nel periodo autunnale, principalmente natalizio, metta in campo anche altri parcheggi, e poi speriamo anche che questi lavori interminabili di Piazza Sacro Cuore si finita, ma non del tutto, e anche Corso Umberto, che ancora l'ultimo tratto è da terminare. Si era data una scadenza prima dell'estate, ma ci troviamo a fine agosto ed ancora è tutto un cantiere aperto.